partita di Cusacco Team Freedom Ball. Presidente, un'altra lettura per il Cusacco dopo i 3 punti contro il Gaia Pubblicità, punteggio pieno, come vi so dire la regola non cambia, cambia il torneo, ma vincere è obbligatorio per questa squadra. Beh, devo dire che la sostanza delle vittorie è un po' diversa, squadra operaia, squadra che soffre, aspettando le stelle, che insomma hanno un attimino di infortuni e cose varie, ma l'importante sono i 3 punti. La squadra dimostra carattere anche in questo. Presidente, una battuta a volo, poi voglio parlare con grande stella, uno dei migliori acquisti di questa estate nel calciomercato, Francesco Tortora. Presidente, ti sarà davvero piaciuta una corazzata, sia per la Brasil League che per l'aziendale. Molti credono che Cascone quest'anno le prenderà da una parte e dall'altra. Ma io certamente lascio parlare sempre i risultati. So che Di Salvatore insomma ha un buon entusiasmo perché ha preso dei buoni giocatori, ma riconfermare i miei è stato difficile, ce l'ho fatta, è come dire, aspettiamo il campo, quello che dice, e io sono convinto che Di Salvatore ancora quest'anno sarà secondo. Quindi una battuta pesante, grazie Presidente, e auguro buonanotte, grazie. Siamo con Francesco Dottora. Francesco, uno dei migliori acquisti sicuramente del Presidente Cascone, come trovi questo Sao Paolo e le ambizioni per la stagione che ormai è iniziata sia per la Brasil League che per la Zidane Cup? Il Presidente mi sta mandando, non accettare subito, conoscendo Antonio e poi un sacco di amici, e poi ci manca ancora qualche pezzo, siamo una bella squadra, noi giochiamo per divertirci, è normale che noi scendiamo in campo sempre per vincere, la sconfitta fa sempre male. E giochiamo sempre per vincere, oggi abbiamo sofferto un po', si è infortunato. Loro erano una buona squadra, poi Zimara sì, si è fatto. È una bella squadra, molto organizzata, giocavano con 2 tocchi e andavano, erano molto veloci, ne abbiamo sofferto un po' su questi. In chiusura Francesco, come ti sembra l'organizzazione del social, il livello delle squadre e poi in attesa delle sede del Girone e Marrazzo, dove ti posizionerai in campo? Marrazzo e De Girone sono 2 persone che non sto io a farvi conoscere, queste 2 persone fanno la differenza sicuramente, sicuramente quando verranno loro teniamo un ritmo più elevato di fronte delle altre squadre. Questo torneo è bellissimo, se ne vedono nella nostra, in Campania come questi tornei se ne vedono pochissimi, anzi pochi, si vedono sulle dita della mano, e questo qua è un grandissimo torneo, non ho mai visto un torneo così organizzatissimo. Veramente complimenti. Grazie Francesco. In chiusura Francesco, un'ambizione per te personale, visto che ti sei candidato già con ottimi voti nella classifica di rendimento, qualche gol, diciamo qualche pensierino, qualche classifica di rendimento ce la facciamo? Sì, sì, sicuramente, noi giochiamo sempre per fare ottimi risultati, è normale, a volte capita che siamo un po', siamo stanchi, diciamo, quindi facciamo un po', certe volte, cerchiamo di non venire meno alle partite più importanti. Grazie Francesco e buon lavoro per essere grazie a te e al tuo fratello Alfonso. Ciao.